Herr Doktor! Carissimi amici vicini e lontani, lontani e vicini, abbiamo fatto una denuncia veramente di quelle toste, per cui adesso Su! Orazio Ferniani ve la illustrerà. Sì, Pace e bene. però, Laudetur Priapus. laudetur priebus semper. Tieni, passo a te il testimone. Passo e chiudo. Allora, va sempre detto, per onorare la paternità del pensiero, La paternità, maternità, luogo di nascita, eh? no, bisogna dire che le oltre 500 querele che abbiamo depositato per la grandissima parte sono nostre, ma ce ne sono 5 o 6 che le abbiamo, diciamo, realizzate sempre noi, ma su input di segnalazioni o di apporto di documentazione di parte di altri. E quindi quella una delle ultime, che adesso non mi ricordo più quale era, se del 19 novembre o del 12 novembre, e questa qua attuale, sono, diciamo, frutto della rielaborazione di concetti fornitici molto gentilmente dall'amico Alessandro Govoni, che ringraziamo ovviamente perché è tutto materiale a noi abbastanza sconosciuto, diciamo nel dettaglio, perché nel sistema generale avevamo ben presente tutta la situazione, che però così riusciamo a dimostrare qual era il nostro pensiero, la nostra convinzione. E quindi ecco, questa ulteriore, diciamo, regalia, no, che ci è stata fatta da Govoni, la stiamo utilizzando Beh, per... lui, sì, noi lo siamo utilizzato, ma Govoni, dandoci quella informativa, sapeva che noi l'avremmo utilizzata. Non credo che in Italia ci siano tante persone, soprattutto di quelle No, che, noi no, abbiamo esperienza in quelle, che, merito. appunto, no, che poi anche di quelle che si sono scatenate contro questo governo solo quando Renzi è caduto, Quando era di cui debole. leggeremo quando leggeremo una cosa molto Le iene interessante. attaccano quando la fiera è Eh sì, ma morente. non le iene, quelle della televisione, perché dobbiamo dire grazie a loro che tante informazioni ci sanno e sono anzi molto fuori dalle Qualcuna righe, magari, qualcuna... e non autorizzate. Sì, ma No? qualcuna magari non è proprio così Vabbè, allineata quanto vuoi, col qua. nostro pensiero. Devono essere giustamente mescolate una con l'altra. Eccoci qua la denuncia, questa è la documentazione dell'avvenuta denuncia, qui c'è il timbro dei carabinieri e stiamo a posto. E allora, qua ci sono le nostre due firme. Facciamo vedere anche le firme, qualora qualcuno le La volesse firma del copiare, maresciallo, il se timbro dei qualcuno le carabinieri. volesse copiare, sappia che io ci ho messo parecchio tempo, quando avevo circa 20 anni, a elaborare questa firma in modo che non me la copiassero facilmente. Glielo diciamo prima così. Poi non pago le cambiali, ho tenuto che non siano cambiali, capito? È di Accettate da te. quelle che propone Orazio, capito? Ecco. Bene, allora qui abbiamo denunciato in ordine Sergio Mattarella, tutti i ministri. Ah, un nome che non mi giunge nuovo. Forse è parente di quel socio di Gio Banana, a cui si è ispirato È l'autore molto del libro probabile. Il È Padrino. molto Ah, probabile. ecco. Quindi l'attuale Presidente della Repubblica, qui correggendo mi sono anche sbagliato e non ci ho messo Giorgio Napolitano, come al solito, che c'entra sempre con il prezzemolo, no? Ci sta Sempre. sempre bene. Lui e il suo capo cordata Giorgio Amendola, figlio, dobbiamo sempre dire, della sorella di Bela Kun, tanto per fare delle ascendenze Bela, nobiliari. Bela, ungherese ugherese. Beh, ugherese di rango. di rango, ma comunque sai che quelle persone lì sono come il nostro Padoan, sono Sì, apolidi, sostanzialmente appunto, apolidi. ma di rango, Di intendiamo. rango, grande, dopo aver massacrato questa persona quando è andato al Allora, governo, poi l'hanno costretto a scappare. tutto parte come sempre dal Solo che io non 92. riesco a vedere bene perché, tu copri, crei l'ombra, la famosa ombra, ecco, la famosa umbra. Vai pure, l'abbiamo visto, tiè, i nostri amici stanno vedendo, perfetto. Bene, e allora qui abbiamo denunciato in tutti i ministri delle finanze, dell'economia, del tesoro, del bilancio, tutti i governatori della Banca d'Italia, senza fare i nomi, ma che sono ben noti, tipo Ciampi,
tipo Draghi ed altri. Tipo Ciampi dei Ciompi. Noi li metteremo tutti ai Ai Ciompi. Ciompi, Ai Ciompi. certo. Beh, della fazione dei Ciompi, diciamo, Lei la ecco. passione è quella dei Ciompi, ma noi li Fazione, sì, la fazione. passione è quella dei Ciompi, però noi li metteremo loro ai Ciompi. Certo. Ecco, Allora, andatevi a vedere cosa poi significa. i governatori della Banca d'Italia, tutti abbiamo detto, membri del Consiglio Superiore di Banca Italia, tutti i presidenti delle banche commerciali e consigli di amministrazione vari a partire dal 92, tutti i consiglieri della Corte dei Conti, tutti i consiglieri della Corte dei Conti. Tutti i Mi vorrei consiglieri, perché capire che nessuno si è cazzo ha ribellato. fatto la Corte dei Conti in 30 anni, in 24 anni per esattezza, quando il suo compito è quello di sorvegliare l'utilità o meno della sottoscrizione di leggi o comunque di circolari o approvazioni di contratti o quant'altro da parte degli enti e delle istituzioni dello Stato. Cioè il suo Si compito è contavano quello. reciprocamente i peli del culo, Sì. Vabbè, insomma, qui c'è anziché attenzione. tutelare gli interessi del popolo Come italiano. reato, attentato contro l'integrità e l'indipendenza dello Stato, la corruzione del cittadino da parte dello straniero, infedeltà in affari di Stato, attentato contro la Costituzione dello Stato, malversazione a danno dello Stato, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, eccetera, eccetera. In totale sono 30, 39, Benissimo. 39 Capi d'accusa. possibili capi d'accusa che se qualche magistrato ci ascolta dovrebbe avere quel briciolo di sentimento, di Ma di onestà onore intellettuale, personale, diciamo di pure. onestà intellettuale, di amor patrio, come si chiamava una volta, o comunque del, diciamo, del superiore interesse della cosa pubblica Della rispetto, nazione? della nazione rispetto agli affaristi e ai commercianti, di morte e di denaro internazionali, sicuramente potrebbe, avere, materia da incominciare a discutere e a valutare. Viva il Papa e viva il Re! Allora, come al solito prendiamo a capisaldi gli articoli della Costituzione, quindi l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, no? Poi vediamo quale. 35 la Repubblica tutela il lavoro e tutte le sue forme e applicazioni. 41 l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Quindi l'utilità sociale è che il vantaggio economico torni sempre o al cittadino o allo Stato, o a entrambi. E invece qui no. E poi alla 41, sempre terzo comma, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Allora ditemi te se il gioco d'azzardo può essere gestito dallo Stato non come gestore del Ma poi mazziere, guarda che come poi mazziere, non è ma poi. come partecipe succube di un gioco d'azzardo messo in atto dalle Attenzione, multinazionali. attenzione, il gioco dell'otto. Era virtuoso inizialmente perché Esatto. era stato inventato non a Napoli ma a Genova attorno al 1694, proprio in corrispondenza della nascita della Banca d'Inghilterra, guarda caso, ed era stato fatto perché c'era il problema delle figlie trovatelle, delle ragazze trovatelle che non avevano la dote per potersi sposare e quindi erano destinate obbligatoriamente alla vita monastica. Lì qualcuno, adesso non mi ricordo più, ma probabilmente un qualche Doria o affine a loro, Pensò pensò bene bene di realizzare questa di dare una remunerazione indiretta. indiretta Hai e con i capito? soldi ricavati da questo gioco Da questo dell'otto. gioco, che era il gioco banalissimo, il gioco dell'oco che corrisponde alla tombola, perché in Sì, realtà è la è la tombola, e tombola. quindi praticamente non dava nessun danno. E sono i giochi di oggi che sono diversi, sono i Certo, giochi certo. mutuati dai giochi in borsa fatti Certo, da loro signori, che certo. sono questi Ma qui che hanno infatti qui fatto. parliamo di giochi di E borsa, infatti, eh? io E volevo arrivare lì. quindi indirizzata e coordinata a fini sociali. Articolo 47, che cosa dice? La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Disciplina, coordina, controllo esercizio del credito, eccetera, eccetera. Ma con questo assetto al voto di Banca Italia SPA, che abbiamo visto già in altre denunce precedenti, viene di fatto invece impedito alla Repubblica Italiana il controllo del diretto, del credito e di tutto quello È che è naturale. la gestione della raccolta Ma del diremmo di più, denaro. un conto è controllare il credito, non controllare il credito. Io c'ho dei soldi sotto il cuscino, per dire, no? E nessuno,
mi viene. No, per legge adesso non le puoi più tenere. Sì, vabbè, per legge, ma io le tengo lo stesso, così venisse qualcuno, vedi che gli faccio, venisse qua. Allora, a parte quello, ma in ogni caso sono soldi sotto il cuscino. Un conto invece è il credito. Bisogna dirlo, che la gente non lo sa. Adesso non mi ricordo più se è un progetto di legge o già stato No, pare che non approvato. l'abbiano ancora approvato. Però c'è in arrivo la spada di Damocle che chi non tiene i soldi dentro il conto corrente, che in qualunque momento ti possono espossessare, vengono a casa tua e ti espossessano dei tuoi soldi. Sì, allora Se venissero, tieni poi sotto il vediamo cuscino. chi mi si spossessa. Io sono intenzionato a spossessarli dei coglioni, poi vediamo quello che succede. Posto che vengano delle persone munite di Allora. coglioni, io qui non riesco a vedere se deve essere successo qualcosa. Un riflesso. Ah, ecco, ti becco qui. Sì, qui ti becco, va bene. Mi vedi, non mi Vadi, metti vadi, troppo in primo prosegua, piano, buon non mi uomo, mettere in primo prosegua. piano così. Ma non è il problema è riuscire a vederti. Cammina. Vabbè, gli articoli, allora, primo fatto, gli articoli 35, 41, 47 e 54 della Costituzione italiana possono ancora inchiodare le proprie responsabilità la decina di hedge fund speculatori e la ventina di banche d'affari anglo-americane e caucasiche, esecutrici degli ordini in borsa degli hedge fund suddetti, che hanno piazzato in Italia ad ignara clientela, fra cui 735 comuni italiani, 44 province italiane, 12 regioni ed oltre 100.000 tra imprese private e pubbliche Allora, italiane. diciamo che i funzionari che hanno controfirmato queste operazioni Infami. di infami non erano ignari, lo erano invece, erano molto bene informati, erano anche informati delle percentuali che avrebbero dato loro sotto banco, se no qui di queste trattative e soprattutto di queste offerte non ne avrebbe presa nessun ente pubblico, ricordiamocelo bene. Qualora andassimo noi al potere, ci dovranno dire quali sono i funzionari che hanno preso gli accordi e di conseguenza le percentuali su questi accordi presi per conto del popolo italiano. E allora, quindi abbiamo detto 735 comuni, 44 province, 12 regioni, 100.000 imprese private e pubbliche italiane e al molto meno ignaro, per confermare quello che dici, il Ministero del Tesoro dello Stato italiano. È mai possibile, cazzo, che al Ministero del Tesoro non ci sia un consulente di borsa, un consulente di affari finanziari che sia esperto sufficientemente per capire l'imbroglio che c'era, Noi sappiamo che in Italia l'imbroglio palese. la burocrazia è palesemente, ripetiamo la parola palesemente, è incontrovertibilmente ignorante di ciò che avviene nel suolo nazionale. Allora, continuiamo. Quindi derivati basati, ascoltate bene, basati per il calcolo sull'indice del loro calcolo sull'indice del tasso con clausola killer, banca vince se tasso cala. Cioè, quindi continuando a calare il tasso come sta facendo da 15 anni il mercato economico mondiale e anche italiano, in cui diciamo pretestuosamente si mantiene basso il tasso di sconto, perché in realtà l'inflazione è galoppante, perché provate a vedere nel corso degli ultimi 15 anni in Italia quanto è stato perso di valore d'acquisto da parte della moneta e vi rendete Di questa conto, pseudomoneta. ecco, e vi rendete conto Esatto. di quello che è successo davvero. Ma ieri sera dicevo, parlavo con nel pomeriggio, parlavo con un agente di immobiliare con cui ho certa confidenza. E gli ha raccontato un po' di storie e gli ho domandato: scusa, ma quando tu senti in televisione o sui giornali che c'è un debito pubblico di 2.250 miliardi, ma non ti domandi a chi cazzo dobbiamo dare i soldi? Chi è che ci ha dato questi 2.250 miliardi? E lui mi ha detto: sì, effettivamente, cazzo, non ho mai saputo chi era. Gli ho detto: no, guarda, noi lo sappiamo, Eh sì. E ma è inutile che te lo tu dico saresti che ti spaventi. obbligato a saperlo, agente dei miei coglioni. No, ma lo Stato dovrebbe dire: noi abbiamo un debito pubblico verso questa gente qua, verso Certo, questi soggetti qua. Non è certo. possibile non sapere che caso. Che noi siamo autorizzati a non riconoscere, oltretutto, ricordiamocelo bene. Ricordiamocelo sempre. Quindi abbiamo detto con clausola killer, banca vince se tasso cala. Causando loro a questi ignari o pseudo ignari compratori, 735 comuni, 44 province, 12 regioni, Ministero del Tesoro e quant'altri,
causando loro dal 92 una perdita già addebitata sui rispettivi conti correnti stimabile in oltre 500 miliardi di euro, cioè un quarto del debito pubblico che è già doppiamente fuori conteggio, fuori norma, fuori costituzione. Causa principale dell'aumento vertiginoso del debito pubblico italiano dal 92, passato dal 92 ad oggi a valori comparati da circa 1000 miliardi di euro appunto del 92 a 2200 e rotti miliardi di oggi. Ossia negli ultimi 24 anni il debito pubblico italiano è aumentato a valori comparati più di quanto non fosse aumentato nei primi 140 anni di Repubblica. Questo bisogna farlo evidenziare. Esattamente. Cioè in 140 anni di Repubblica il debito ha sommato complessivo è 140 anni di In 24 anni siamo riusciti a fare più che raddoppiare quello che era stato... La Repubblica era uscita poi malconcia oltretutto da una sconfitta con dei debiti che galoppavano di qua di là, oltretutto, perché queste cose le dobbiamo dire, oltre al debito fittizio creato dalle famose amlire, cari amici, andatevi a vedere cos'erano le amlire, che era la moneta d'occupazione anglo-americana. Quindi, seguitando, l'articolo 47 della Costituzione recita: la Repubblica controlla il credito. Al contrario, come denunciato già alcune settimane or sono, è risaputo che attraverso interposte persone fisiche, in realtà studi legali, a partire dal 92 si sono insinuati nel capitale delle maggiori banche commerciali, vedi Unicredit, Intesa, Carisbo, Carige, BNL, eccetera, che detengono il controllo matematico di voto in Banca Italia, all'insaputa dei rispettivi residenti e dei membri del CDA. Vi sembra normale che loro non lo sappiano? Vi sembra normale che al Ministero del Tesoro non sappiano un cazzo di niente? Ma perché non cazzo di Buddha non reagisce nessuno e nessuno incomincia a livello perché sono un branco di coglioni a denunciare pubblicamente questo infame complotto che vero questi complotto, sono degli autentici coglioni. I complotti sono questi, non siamo noi, siamo solo quelli che li rivelano finalmente. Certo. Dovrebbero fare un monumento equestre ad ogni piazza del paese, sì, solo per questo. E allora, e quindi i rispettivi i presidenti di delle varie banche non sanno un cazzo, non sanno che c'è questo controllo da parte di qualche soggetto estraneo a quello che dovrebbe essere l'habitat, no? di questa elite scelta e nominata per fare gli interessi. Questa videocamera comunque ha degli strani comportamenti. Delle banche nazionali e soprattutto della Banca d'Italia e quindi anche dello Stato italiano. L'immagine arriva o non arriva, eh? Ma non fa niente che tu la vedi o no. Vabbè. Che tu la veda non è importante. Va bene. Quindi, all'insaputa dei rispettivi membri del CDA, una decina di hedge fund, speculatori stranieri che di fatto controllano Banca Italia ricattando e costringendo il governatore di Banca Italia a variare a partire dalla legge 82 del 7 febbraio del 92 il tasso di sconto, il TUS e poi il TUR, sempre a ribasso, cioè dal 92 tassi di sconto sono sempre stati a ribasso, per cui questi bond, hedge fund e questi bond e questi derivati comprati dagli enti locali e istituzionali in pratica hanno sempre perso e quindi hanno sempre diminuito il loro valore e quindi con una perdita notevole abbiamo detto attorno ai 500 miliardi anche perché è facile, capito? Lo gestiscono loro attraverso le agenzie di rating, certo, stabiliscono quanto vale o quanto non vale qualunque soggetto borsistico e certo. In qualche modo condizionato. E basta che tu fai un condizionamento di questo tipo, è evidente che poi alla fine è altro che dici, siccome il tasso cala tu mi devi aumentare gli interessi, è talmente evidente. Senza neppure prendere in considerazione tutti gli altri infiniti risvolti della usurpativa delega di gestione monetaria concessa in audita altera parte, e cioè ai cittadini, alla BCE. Quando cazzo mai a noi abbiamo delegato la Banca Centrale Europea a gestire il denaro italiano? Quando l'abbiamo fatto? Quando qualche paese dell'Europa l'ha fatto, come in Francia, in Danimarca, in Finlandia, in Norvegia e quant'altro, hanno detto non ci rompere il cazzo, non ce ne frega niente. E sono usciti. E certamente la Danimarca ha fatto la conversione a U, che poi in qualche modo è più o meno entrata, no? Pur non partecipando direttamente. Quindi
si pensava quindi che nei procedimenti di usura vi fosse una responsabilità di presidenti o amministratori delegati delle banche commerciali italiane. Ora è chiaro che essi hanno ricevuto direttive dagli occulti azionisti stranieri di maggioranza. Questa decina di hedge fund assicuratori stranieri, che sono anche i soci con quote diverse delle 21 banche d'affari straniere operanti in Italia, che hanno piazzato derivati del tasso, sul tasso dal 92 in Italia. Tutti i tragici devastanti dati dell'Istat, che ne sono oggi derivati: 14 milioni di disoccupati e inoccupati oggi in Italia, 48% dei giovani sotto i 25 anni in Italia, 6 milioni di italiani residenti nel senso di discendenza italiana, già in povertà assoluta, produzione industriale quasi azzerata. Dal quinto posto mondiale oggi, che avevamo. Oggi siamo la settima potenza manufatturiera europea, quando prima del 92 eravamo appunto la quinta potenza mondiale. C'è una bella differenza. Allora, mediante decreti legislativi e di fiducia, la lobby bancaria straniera degli hedge fund anglo-americani e caucasici ha potuto governare in Italia indisturbata dal 92, esautorando con tali mezzi totalmente il Parlamento italiano. Soltanto il 2%, per esempio, per dare un dato, il 2% delle proposte di legge dal 92 ad oggi è divenuto legge. Il resto sono tutti decreti di legge o circolari. Tanto è vero che Renzi viene chiamato il decretino. Sì, infatti. Questo hanno permesso che si verificasse i nostri cari governi, parlamenti e partiti che hanno regnato in questi ultimo quarto di secolo. La finanza speculatrice internazionale ha necessità, per scaricare le schifezze finanziarie che produce, di uno Stato capace di pagare le perdite arrecate, perché non è che possono andare nel Botswana o nello Zimbabwe, no? Che hanno la deflazione monetaria del 10.000% all'anno. E utilizzano ancora chi utilizza una moneta che era dai tempi dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, certo. Cioè di 200 anni fa. Allora, quindi ha bisogno di qualcuno per depredarlo che ci abbia qualcosa da depredare. E quindi uno Stato come l'Italia, ricco di immobili e anche di pregio storico, di grande pregio storico, da esecutare o comprare a prezzi stracciati in cambio del debito provocato con studiata arte e specifica, cioè il debito pubblico è qualcosa di premeditato, di precostituito. Tutto d'accordo tra loro, signori. Capito? E allora, la finanza speculatrice internazionale non sceglierebbe mai un paese di incapaci derelitti. Ha scelto quello che era il meglio del meglio, ricordiamocelo sempre, abbiamo detto in tante occasioni, dove l'inventiva e lo spirito di creazione della classe imprenditoriale italiana è capace di riprendersi da ogni crollo settennale della borsa, ricordiamoci 94, 2001, 2008 e 2016. Tutti artefatti. L'Italia è uno Stato purtroppo scelto nel 92 dalla finanza speculatrice internazionale in quanto il più facoltoso al mondo, certamente. Ricordiamocelo sempre, dotato di immobili da poter esecutare a basso prezzo e di società quotate di cui poter far crollare la quotazione con vendite allo scoperto per poi acquistare a prezzi stracciati. Uno Stato da spremere fino all'osso e con esso da spremere i suoi capaci cittadini fino a quando questi ne avranno, ovviamente. Uno speculatore internazionale non investirebbe mai in un prodotto aleatorio, ma soltanto in un prodotto dove la vincita è già certa alla stipula, come lo scenario preordinato di tassi a ribasso costruiti in Italia 92, come abbiamo già detto. Il governatore della Banca Centrale, che varia dai suoi pugni il ribasso, il governatore senza sentire nessuno varia il tasso, avete capito? Non c'è qualcuno di contraltare che dice ma che cazzo stai a fare, no? Costretto dai suoi occulti azionisti di maggioranza delle 21 banche d'affari che piazzano contestualmente derivati sul tasso, con la sopra evidenziata clausola killer, la apprezzatura dei derivati e complicati algoritmi non c'entrano nulla. La finanza è molto più semplice, frutto di studiate strategie, di quanto con complicati algoritmi e formule di Black and Scholes viene fatto credere. Strategie, non complotto. Tutto il resto è muina, pratica esoterica per spostare il centro dell'attenzione. Come abbiamo detto, per spostare il centro dell'attenzione non dicono manco che cazzo è che deve, certo, avere questi 2.240 miliardi, certamente, di debito pubblico. La mamma loro, la loro mamma, noi sappiamo, le loro mamme. Diteci che gli facciamo un bel po' di bond, sì, visto che... Però glieli infiliamo nel culo, però. No, visto che il negozio giuridico prevede la equiparietà dei mezzi, esattamente, o comunque della quantificazione, perfetto, dei mezzi, perfetto. Tu mi hai dato dei bond farlocchi, sì, e io te do dei bond farlocchi. Mi pare giusto, però no, col diritto di infilarlo nel culo, certo, perché è troppo importante. La sanzione va data. Appunto. Secondo fatto, esaminando i grafici a torta di Unicredit, Intesa, Carige, Carisbo, MPS e altri, dove sembrerebbe che per esempio il 5% sia di BlackRock, il 5% di FinTech, o di fondo libico,
il 5% di AXA e l'85% di cosiddetto mercato, non meglio specificato ma così aleatoriamente definito come mercato, pensando che sia detenuto da milioni di risparmiatori sparsi nel mondo, uno pensa al mercato, significa, no? Risulterebbe invece detenuto per l'82% di questo 85% attraverso interposte persone fisiche, in realtà studi legali, da una decina di hedge fund stranieri, per definizione di fatto speculatori, in quanto unici fondi al mondo autorizzati ad effettuare vendite allo scoperto, che gli altri non lo possono fare. Questa è sempre di derivazione anglo-americana. Se non ci fossero le vendite allo scoperto, non ci potrebbe essere speculazione borsistica. Lo so. E la base è questa, però siccome le persone ancora non hanno capito il concetto, no, non hanno ancora capito il concetto che tutto si basa sulla vendita allo scoperto. Allora, qui. Allora, intanto questi sono i primi tre azionisti, come già abbiamo detto qualche mese fa, di Unicredit. Allora, il primo è col 6,725% Capital Research and Management Company, no? Poi esatto. Diciamo che. E poi sempre loro, di cui per conto di Euro Pacific Growth Fund 5,132. Al terzo posto Abar Luxembourg SRL per il 5%, una società lussemburghese, BlackRock 4,825, tralascio gli altri che sono meno esatto. significativi. Composizione geografica degli investitori istituzionali, allora il 5% è a altri paesi, 36% dove sta? Regno Unito, 18% Hong Kong, 5% Germania, 11% Europa, 20% altri paesi. Vedi che Israele non figura mai, capito? Però è sempre dietro a tutte queste operazioni. Allora, andiamo avanti. Quindi i principali azionisti che abbiamo detto sono Arbor, Luxembourg, BlackRock, Fondazione, e poi c'è, ecco, la Fondazione Cassa di Risparmio Verona Vicenza Belluno Ancona, che apparentemente devono essere italiani. E poi c'è la Banca Centrale di Libia, che adesso chissà che chi è che ce l'ha, no? E tutta l'operazione è stata fatta quella per impossessarsi della Banca Centrale di Libia, la quale ovviamente gestisce certi quattrinelli legati nettamente al petrolio, no, la guerra è tutta lì, e l'assassinio di Gheddafi è legato a questi fattori. Dico, avete visto Hong Kong, cioè sì. Noi siamo posseduti da Hong Kong, Cina. Non è detto che a Hong Kong comandano questi pseudo cinesi. Sì, eh. Siamo anche per una bella percentuale proprietà della banca centrale cinese, qua non c'è scritto, ve lo dico io, ci potete credere. Ma almeno ci fosse quella cinese, che è il meno. Che è il meno, se mi permetti. Allora, insomma, leggo ancora questo. Essendo le banche, preferisco la Cina e la Cocincina. Essendo le dette banche azioniste di Banca Italia SPA dal 92, sin da allora si è verificato un effetto distorsivo, un organo di vigilanza nazionale controllato dal voto, cioè la Banca d'Italia, che dovrebbe controllare, invece è controllata per 265 voti su 529. Il restante è la camorra, pertanto, diciamolo pure. E pertanto influenzato le sue decisioni, note, circolari, istruzioni che hanno anche determinato la cosiddetta formula di Banca Italia, da una decina di hedge fund, controllata questa decina, per definizione di fatto speculatori. Come già detto, hanno costretto Banca Italia a chiudere gli occhi su comportamenti usurari perpetrati sul territorio italiano da parte delle sette dette maggiori banche commerciali italiane infiltrate da banche d'affari e finanziarie esercenti quelle del consumo. Sulla scia illegittima si sono adeguate con la debita enorme altri costi del credito, oltre a interessi, eccetera, oltre i limiti di usura, costantemente oltre soglia, si è tenuto ai sensi della sentenza di Corte di Cassazione, eccetera, eccetera, anche dell'effetto anatocistico, mutui ipotecari e fondiari creati con un clic elettronico, truffaldini derivati sul tasso, distribuzione sul territorio di obbligazioni emesse da società già fallite, e quant'altro, trovando in Italia terreno libero sia una legislazione appositamente resa dal 1992 inefficiente ed inefficace per affrontare queste schifezze. Calcola finanziarie. Questa cosa delle società già fallite, che tu ci sei passato con di sopra così. Allora, la stessa operazione, siccome una società è fallita, non ne risponde, è chiaro, no? È fallita, certo. È esattamente come Equitalia, la quale ha derubato per quanto ha potuto gli italiani, ha provocato una marea dei suicidi.
e adesso risulta essere fallita. No, perché siccome è perdente continuamente nei tribunali, esattamente, e dovrebbe risarcire miliardi di euro, 8, non c'è, esatto, 8 miliardi di euro, esatto, adesso è fallita e non li risarcisce più. Allora, alla faccia di quelli che se credevano che potevano, capito, ora chiedere sappiamo il ritorno del debito. Ora sappiamo precisamente dal 2014, impossibile saperlo prima perché non era pubblicato, quando è d'obbligo pubblicarlo, certo, per mille motivi, dalla legge sulla trasparenza dei bilanci del 1885 addirittura. Allora, lo scandalo della Banca Romana ancora non c'era lì, tu, no, siamo lì, sono attribuibili, dunque, ora sappiamo, dunque, questa decina di hedge fund speculatori dal 92 hanno assunto il controllo delle maggiori banche commerciali e pertanto anche di Banca Italia. Dall'elenco dei delegati e deleganti di tali banche quotate in borsa italiane, azioniste di Banca Italia SPA dal 92, risulta infatti chiaro che gli ipotizzati reati sopra ascritti, come abbiamo visto, e ogni rapporto di specie sorto in Italia o sviluppatosi in Italia dal 92 siano attribuibili a soggetti esteri, i famigerati, appunto, come detto varie volte, hedge fund speculatori, che entrando ed uscendo dalle principali banche commerciali, cioè entrando nel pacchetto azionario del Consiglio di amministrazione o uscendone quando dovevano far crollare i titoli, tipo per esempio Monte Paschi di Siena, che saranno una banda di delinquenti come gli altri, ma in questa fase sono perdenti e quindi in qualche modo c'è stato anche un morto che è cascato stranamente da una finestra, pietose vittime, diciamo, appunto. Allora, che entrando e uscendo dalle principali banche commerciali italiane fanno crollare con successive vendite allo scoperto, senza possederne i titoli, ma prendendoli in prestito da altre banche complici o da ignari piccoli speculatori attirati dalla trappola attraverso piattaforme di trading online ad essi hedge fund riconducibili, fanno crollare le quotazioni in borsa anche delle banche stesse, in grave danno di milioni di risparmiatori italiani, spesso famiglie italiane o imprese italiane costrette a sottoscrivere azioni e obbligazioni, poi quest'ultimi convertibili in azioni con la regola del bail-in da parte di questi operatori. Bravi signori, certamente. Non è che lo possiamo fare noi il bail-in. Certamente, certo, lo fanno loro. Vanno a ballare, noi li faremo ballare in. La legge è firmata da quel cazzaro immondezzaio del decretino. È anche la legge del bail-in. Ma io lo vorrei fare. Abbiamo denunciato più il volte. Il bail-in del bail-in, noi lo facciamo ballare quando potremo, e ve lo diciamo in anticipo, potrei dire che non gli abbiamo già detto, appeso a un albero, è bello ballare. Per il bail-in. Per il bail-in. Appeso all'albero per il bail-in, se ce l'ha. Vabbè, allora. Dunque, poi quest'ultimo è convertibile in azione con la regola del bail-in e quindi fanno crollare le quotazioni in borsa anche delle banche stesse in grave danno, in grave danno di milioni di risparmiatori italiani, spesso famiglie italiane o imprese italiane costrette a sottoscrivere azioni e obbligazioni come facevano quelli della Banca Etruria, tanto per capirci. Della Santa Madonna, quella che faceva la parte della Madonna quando era bambina, la bella bambina. Della banca, pur di ottenere un prestito, cioè uno andava in banca per chiedere un finanziamento, un mutuo, uno scoperto, eccetera. Gli facevano firmare. Devi comprare, compra questo qui e vai tranquillo. E vai tranquillo, noi ti daremo il prestito che vuoi. Ecco. Negli anni, negli stati dove, come in Italia, dal 92 è stata abolita la separazione tra banche di prestito e banche speculative, le banche commerciali hanno in automatico iniziato a creare, oltre ai titoli autoliquidanti, anche l'importo dei mutui ipotecari fondiari con un clic elettronico, generando un sottosistema finanziario, essendo gli stessi mutuatari che inconsapevolmente alimentavano sotto costo il sistema. Certamente. Qui è complicata la questione. No, ma per spiegarlo possiamo dire in due parole. No. Andatevi a leggere le nostre denunce di 3, 4, 5, 6 anni fa e capirete tutto. Però adesso è inutile che lo ridico un'altra volta. Alimentando questo sottosistema di hedge fund speculatori e banche d'affari, pagando le quote capitali via via delle rate del proprio mutuo, quote capitali la cui contabilizzazione e come conseguenza da un lato è stata far eludere dal bilancio di dette banche commerciali italiane quel cespito che gli arrivava continuamente. E l'altro lato ha permesso ciclicamente di introitare i ricavati
di ogni settennale programmato per vendita allo scoperto i benefici della Borsa di Milano, ad esempio del 94, come ho detto, 2001, 2008, 2016. Sì, perché loro avevano una contabilità, una doppia o tripla addirittura contabilità, per cui le banche erano costrette poi periodicamente a far crollare la borsa per qualche modo cercare di giustificare quegli surplus enormi che avevano in tasca e facendoli poi deperire con il crollo della borsa. È naturale. Ecco, questa è una delle tante altre funzioni. Il magistrato italiano, assumendo comportamenti spesso incomprensibili, in quanto si sono discostati totalmente dal disposto della legge numero 108-96 e dalle sentenze della Cassazione in tema di usura, uniformandosi invece a note, circolari e istruzioni della Banca d'Italia, ha fatto il possibile e l'impossibile per difendere il corrotto, come infinite volte da noi rappresentato, sistema bancario italiano. Vogliamo sperare, non sapendo, ma con la presente... Vogliamo sperare, non sapendo, ma con la presente, eppure con le decine di querele e denunce precedenti, ora ne è a conoscenza, non lo sapeva, ma ora ne è a conoscenza, che dietro le maggiori banche commerciali italiane quotate in borsa, in realtà vi sono queste decine di hedge fund e speculatori stranieri. Obiettivamente questo è stato possibile conoscerlo soltanto dal 2014, come abbiamo già accennato, ossia da quando è stato imposto dal 2013 anche alle banche commerciali italiane di dotarsi del software per accorpare i delegati ed i deleganti sparsi in giro per il mondo. Delinquenti finanziari in giacca e cravatta che a partire dal 92, insinuatisi attraverso studi legali, sono giunti a controllare le banche italiane al 90%, così da controllare indirettamente anche la Banca d'Italia dal 92, non a caso Banca Italia S.P.A., ricordiamocelo. La quale pertanto risulta inconfutabilmente, incontrovertibilmente a questo punto controllata da una decina di hedge fund speculatori internazionali che ne hanno influenzato da quella data tutte le decisioni e determinandole a loro esclusivo vantaggio, dettando direttive in termini di applicazione di tassi effettivi di credito abnormi, considerando tutti i costi di credito da debitare sistematicamente oltre soglia. In particolare i termini di anarchismo sempre praticato dal 92 ad oggi in tutti i conti correnti, nei mutui e leasing, in termini di truffa su derivati e sul tasso piazzati alla ignara clientela italiana, a tesoro, famiglie, imprese, enti locali, come poi nell'allegato vediamo, come sopra espressamente definito. In termini di mutui ipotecari concessi, non prendendo il denaro dalle proprie riserve di banca, ma dal 92 in Italia e solo in Italia, semplicemente digitando illegittimamente sul conto corrente del cliente l'importo mutuato, il che è di una rapineria unica al mondo, infatti siamo gli unici. Per tutti i motivi sopraedotti risultano pertanto gravemente inficiati alla fonte da un sistema distorto e anticostituzionale in aperta violazione principalmente dell'articolo 41 e 47 della Costituzione. Praticamente tutti i rapporti bancari sorti e sviluppatisi dopo il 92 anno di privatizzazione del credito in Italia, pertanto rapporti e contratti nulli. È pure assolutamente sostenibile ed integrabile una richiesta di risarcimento del danno di tutti gli illegittimi rapporti tra banca commerciale e cliente che risulta siano stati sottoposti alla normativa, alla vigilanza e al controllo di Banca Italia S.p.A. dal 92, anche contro solidalmente i sopra ipotizzati azionisti occulti di maggioranza in quanto corresponsabili. Quella sporca decina di hedge fund speculatori anglo-americani che in gran parte di origine caucasica, ricordiamoci JP Morgan, intende Kazari. Kazari. Allora, JP Morgan Trust, Northern Trust, BNP Paribas Trust, Vanguard, BlackRock, Blackstone, State Street Fidelity, eccetera, eccetera, eccetera. Riscontrati nei consigli di amministrazione delle maggiori banche commerciali, di cui detengono oltre il 90% del capitale, controllanti come anche appare inoppugnabile, dal 92 anche Banca Italia S.p.A. Infine, ma non da ultimo, occorre denunciare in via sussidiaria, ma non secondaria, il comportamento delle banche commerciali italiane che hanno contratto i prestiti. Per effetto della nullità dei rapporti di banca cliente sorti in Italia dal 92 e o sviluppatisi in Italia dal 92, gli hedge fund soprannominati ed in via sussidiaria le banche commerciali finanziarie iscritte all'albo degli intermediari del credito che hanno operato in Italia dal 92 devono restituire tutto quanto pagato dal cliente,
ossia sono tenuti a restituire al cliente le quote interessi e le quote capitali in tasso di un caso di mutui o di altri prestiti rateali, le competenze diversamente in conto capitale in caso di apertura di credito in conto corrente, e sono tenuti a restituire anche tutti gli addebiti su derivati che hanno comportato dal 92 una maggiorazione dei costi del credito sostenuti da famiglie, imprese ed enti locali italiani, eccetera, eccetera. Occorre rammentare, occorre rammentare che anche questo insano, incredibile, indicativo, drammatico ed emblematico impatto della struttura dello Stato e della Repubblica sulla struttura dello Stato e della Repubblica è conseguente al piano strategico in atto da decenni a tutto svantaggio dei cittadini dello Stato italiano stesso. Ed ora occorre che la magistratura cominci davvero a fare il proprio mestiere e a riconsiderarsi e ponderare e ponderasse anche i seguenti fatti da noi di Alba Mediterranea a suo tempo denunciati, eccetera, eccetera, eccetera. Allora poi faccio vedere, questi sono i derivati piazzati da quegli infami dell'Unicredit, di cui il presidente e fino a poco tempo fa era quell'infamone di Profumo, che è stato pure ministro della Repubblica. Che profuma di merda, c'è un profumo di merda lontano un miglio. Fra le altre cose si è anche imbertato conti correnti, diciamo dormienti, sì, di svariate decine di miliardi di euro, sì, togliendoli ai legittimi possessori e eredi. Certo. Questo va detto. Certamente. Ma noi ipotizziamo che la cosa sia addirittura di qualche centinaio di miliardi di euro, o forse anche qualche migliaio, certo, di miliardi di euro. Andremo, okay, poi vi spiegheremo poi con calma che tutto questo che sto dicendo con più calma successivamente. Allora, questi sono l'elenco dei comuni italiani, che hanno comprato i derivati tossici, perché ci sono delle ombre. I derivati. Sì, vabbè, stai così. Non metterti davanti che fai da ombra. Così si vede? No. Qui aspetta, e noi abbiamo il sole di fronte. Andiamo qua. All'ombra. Qua. All'ombretta. Si vede? La pastora si indormia. Si qua, metti, va bene, vedo. Allora, qui c'è. Vedo e rivedo nel vedere in passo. Abano, Terme, Acquanegra, Albenga, sì. Albenga, ancora. Poi questi che vedete ripetuti sono acquisti successivi in varie tranche. Non contenti della prima percentuale. Delle cazzate fatte inizialmente l'hanno rifatta molte volte. Poi c'è qualcuno, tipo il comune di Milano, per esempio, questo è poco noto, che accordosi del qualcuno dell'inganno, forse qualche leghista può darsi, sì, più per bene, ha detto: ma che cazzo avete combinato, vendete tutto, oppure se ci perdiamo. E c'è stata una causa già per vari anni, non so se è stata definita o meno. Dove sta Milano? Milano, eccolo qua, Milano 1, Milano 2, Milano... settembre, questa è quella di settembre. 200 il comune di Milano 203 milioni 893 che vendeva piano 695 milioni 143 3 milioni insomma, in varie tranche. Poi andiamo avanti, per esempio c'è pure Porto Maggiore dell'amico Fernando Rossi, eccolo qua, 6 milioni 862 mila Fernando di Porto Maggiore, e poi ancora per esempio qui vicino a noi a Roma c'è Morlupo, eccolo qua, 4 milioni e 917 attento al lupo che sta a Morlupo e poi Pordenone, Quarto Sant'Elena, Muro Lucano, Nizza Monferrato, Marano Vicentino, Margherita di Savoia, Montegrotto, dappertutto, Loco Rotondo. In particolare ho visto che ce ne sono molti pugliesi, molti. Lì qualcuno c'è stato qualcuno. Poi, un procacciatore d'affari Ravenna, molto in gamba. 83 milioni 81 esatto. mila lire, eccola qua, Recanati, Rossano Veneto, Rosà, San Giorgio Ionico, Scandicci. E poi, Scandicci fa sempre dei pasticci. Torino, Tortoreto, Udine, Verona. Guarda Verona, ne ha fatti 1, 2, 3, 4, 5 d'acquisti. E poi... Oh Giulietta da Verona, che cacchio poi, lo fai? Regione Lazio, Regione Molise. Per totali, solo questa tranche qui, 4 miliardi e 203 milioni. Di euro, cari amici, di euro.
più interessi. Allora ragazzi, io ho finito, vi dico sempre una buona giornata e so long! Sempre, sempre, sempre. Bisogna sempre alzare la mano. A volte con il saluto fascista. L'arto. A volte con un altro tipo di saluto. Diciamo l'arto. Sì, salviamo l'arto. O il membro. Sì, il membro. Il membro. Sì. Va bene, adesso tocca a me e tu prendi qui e mi lasci 10 minuti dedicati alle... No, spegniamo e poi lo rifacciamo, dai. Allora, aspetta.